Sogni. Eravamo un gruppo di amici, di vecchi amici, e avevamo finito di pranzare. Uno scrittore, un medico e tre celibi senza professione. Ricchi. Avevamo parlato di tutto e stava arrivando quella stanchezza che precede gli addii alla fine di una riunione. Uno dei presenti, che stava guardando da 5 minuti senza parlare il viale pieno di movimento e di frastuono, costellato di lumi a gas, disse d'improvviso: «Come sono lunghe le giornate quando non si fa niente dalla mattina alla sera!» «E anche le notti», aggiunse il vicino. «Io non riesco a dormire. I divertimenti mi stancano, le conversazioni sono tutte uguali, ma hai un'idea nuova! Prima di scambiare 2 parole, non importa con chi, ho un desiderio fortissimo di non dire niente e non ascoltare niente!» Le mie serate sono vuote. Il terzo ozioso proclamò: pagherei qualunque somma pur di passare ogni giorno almeno 2 ore piacevoli. Allora lo scrittore, che aveva appena ripreso il soprabito buttandoselo sul braccio, s'avvicinò a loro e disse: l'uomo capace di scoprire un vizio nuovo e offrirlo agli altri, anche a costo di dimezzare la durata della loro vita, renderebbe all'umanità un servizio maggiore di colui che riuscisse a trovare il sistema di assicurare eterna salute e giovinezza eterna. Il medico si mise a ridere e, continuando a masticare il sigaro, sì, ma non sono cose facili da scoprirsi. E sì che da quando il mondo esiste se ne sono fatti di esperimenti. I primi abitanti della Terra hanno subito raggiunto il massimo di questo genere di cose. Noi fatichiamo a eguagliarli. Uno dei tre che vivevano di rendita mormorò: peccato. E dopo un attimo continuò: se almeno uno riuscisse a dormire bene, senza sentire né caldo né freddo, dormire con quell'annientamento totale delle notti in cui si è stanchi morti, dormire senza sogni. Perché senza sogni? Domandò l'altro. Il primo aggiunse: perché non sempre i sogni sono piacevoli. E poi sono sempre bizzarri, inverosimili, senza capo né coda. E poiché dormiamo, non riusciamo neppure a gustarci come si deve, quelli gradevoli. Uno dovrebbe sognare da sveglio. Lo scrittore allora chiese: e chi ve lo impedisce? Il medico buttò via il sigaro. Caro mio, per sognare restando svegli occorrono grande potenza e grande esercizio di volontà. E così alla fine il risultato è soltanto un'enorme stanchezza. Invece il sogno vero, questa passeggiata del pensiero attraverso visioni meravigliose, è certo quel che può esserci al mondo di più delizioso. Ma è necessario che avvenga naturalmente, che non venga provocato a forza e che si accompagni al completo benessere del corpo. Un sogno di questo tipo io sono in grado di offrirvelo, a patto che mi promettiate di non abusarne. Lo scrittore alzò le spalle. Ah, lo so. L'hashish, l'oppio, la marmellata verde, i paradisi artificiali. Ho letto Baudelaire e ho provato queste famose droghe. Mi hanno fatto star male. Ma il medico era tornato a sedersi. No, l'etere, solo l'etere. E aggiungo che voi altri letterati, qualche volta, dovreste farne uso. I tre ricchi si riavvicinarono e uno domandò: perché non ce ne spieghi gli effetti? Il medico rispose: togliamo di mezzo i paroloni, d'accordo? Non mi riferisco né a problemi morali né a quelli della medicina, ma a quelli dell'erotismo. Voi commettete ogni giorno eccessi che possono rovinarvi la vita. Voglio indicarvi una sensazione nuova che può essere goduta solo da persone intelligenti, diciamo pure da persone molto intelligenti, una sensazione che presenta qualche pericolo, come tutto ciò che deve sovreccitare i nostri organi, ma sublime. Vi preavviso che vi sarà necessaria una certa preparazione, cioè dovrete prendere l'abitudine di servirvene per poter assaporare nella loro pienezza i singoli effetti dell'etere. Sono diversi da quelli della shish, dell'oppio, della morfina,
e terminano appena si interrompe l'assorbimento della sostanza, mentre le altre provocatrici di sogni continuano a essere efficaci per delle ore. Adesso cercherò di analizzare per voi, con la maggiore esattezza possibile, quel che si prova. Ma non è facile, trattandosi di sensazioni delicatissime, appena percettibili. Soffrivo di violente nevralgie quando ho preso per la prima volta questa sostanza. Dopo ne ho forse abusato. Sentivo dolori atroci alla testa e al collo. La pelle mi bruciava come se avessi la febbre. Presi un grosso flaccone di etere e dopo essermi coricato ho cominciato ad aspirarlo lentamente. Dopo qualche minuto mi è parso di sentire un certo vago mormorio che mutò presto in una specie di ronzio. Avevo l'impressione che tutto ciò che avevo dentro il mio corpo fosse diventato leggero, leggero come l'aria. Diventavo vapore. Poi sopravvenne una sorta di torpore della mente, un benessere sonnolento, nonostante i dolori che continuavo ad avvertire, ma che non erano più così insopportabili. Una lieve sofferenza e non più quegli spasimi tremendi contro i quali si ribella tutto il nostro corpo torturato. Poco dopo la strana e affascinante sensazione di vuoto che avevo percepita dentro di me si estese sino agli arti e a uno divennero leggeri, leggeri come se la carne ed ossa si fossero fusi e fosse rimasta la sola pelle. La pelle necessaria per farmi gustare la dolcezza della vita e il benessere del riposo. In quel momento mi accorsi di non provar più dolore. Anch'esso se n'era andato via. S'era fuso. Era svaporato. E cominciai a sentire delle voci. Quattro voci. Due dialoghi diversi, pur senza afferrare le parole. A volte sembravano suoni indistinti. A volte distinguevo una parola. Forse erano soltanto il ronzio delle orecchie appena più nitido. Non dormivo. Ero ben sveglio. Capivo, udivo. Ragionavo con una precisione, una profondità, una potenza straordinarie. E con una gioia spirituale, una indefinibile ebbrezza derivante dalla maggior sensibilità delle mie facoltà mentali. Non era un sogno come procura la shish. Non erano le visioni un po' malsane dell'oppio, ma un'acutezza prodigiosa di ragionamento, un nuovo modo di vedere, giudicare, apprezzare le cose e la vita, con la certezza, l'assoluta coscienza che questo nuovo modo era il vero. E mi è venuta in mente subito la vecchia immagine della scrittura. Mi pareva di aver gustato i frutti dell'albero della scienza. Mi pareva che ogni mistero si svelasse. Tanto forte era il dominio di una logica nuova, strana e irrefutabile. Argomenti, ragionamenti, prove s'affollavano nella mia mente, subito capovolti da una prova, un ragionamento, un argomento più pregnante. Il mio cervello era un campo di battaglia di tante idee. Ero un essere superiore, dotato di intelligenza sovrumana ed ero prodigiosamente felice nel constatare la mia potenza. Queste sensazioni durarono a lungo, molto a lungo. Continuavo a respirare nell'apertura del mio flacone di etere. D'improvviso mi resi conto che ero ormai vuoto e ne provai un tremendo dispiacere. Tutti e quattro gli altri uomini chiesero insieme: «Dottore, presto, mi faccia una ricetta per un litro di etere». Il medico si mise il cappello e rispose: «No, questo no. Andate a farvi avvelenare da qualcun altro». E andò via. Signore e signori, se v'è venuta la voglia,